Finger Trick Master, che dire, evento assurdo, gente fantastica, solo good vibes. Abbiamo cercato di spingere il più possibile la scena e credo che ci siamo riusciti. Trick Master per me è stato tornare bambini. Per me il Finger Trick Master è stato unione. Il Finger Trick Master per me è stato l'ennesimo tassello della storia italiana del fingerboard. Madonna ragazzi, madonna quanto sono gasato! Benvenuti in un nuovo video, io come sempre sono FedeFB, oggi location particolare, siamo al 101 SB di Cesena e sapete perché siamo qui? Beh, penso che l'abbiate capito dall'intro, Finger Trick Master, evento di fingerboard by Livingwood, due giorni di fingerboard, sabato e domenica ragazzi, ci sarà da spaccarsi, ci sono tantissimi park, sta già arrivando un sacco di gente, io sarò qui non solo per partecipare ma anche per documentare il tutto, quindi mi raccomando state connessi fino alla fine, ma prima di tutto vediamo che cos'è il Finger Trick Master. Ciao a tutti raga, io sono Mattia di Livingwood, oggi siamo al 101 SB di Cesena al Finger Trick Master. Il Finger Trick Master che cos'è? È un evento creato appositamente per radunare tutti i fingerboarder italiani in un unico luogo. L'evento è composto da due giorni e oggi sabato si svolgeranno due best line sul park Livingwood con successivo game of skate finale giù dalla scalinata. Mentre domani si svolgerà il best trick sul park Casoncelli, che ci hanno creato appositamente per questo evento, e per finire il game of skate in flat. E con questo sfondo a ospitarci direi che si possono aprire le danze. Dai che cominciamo a scaldare le dita. Let's go! Arrivata tanta gente, c'è un sacco di gente forte, tra 5 minuti si chiudono le iscrizioni, intanto ragazzi beccatevi la maglietta dell'evento, grafica incredibile, andava presa questa maglietta. Mi sono iscritto all'evento, in realtà spero di non andare tanto avanti perché vorrei fare un bel po' di video, il livello alto. Ma il numero di park, ragazzi, è incredibile. La situazione è bellissima. C'è un sacco di gente che sta skateando dentro anche allo skate park. E, bah, ragazzi, è una favola. Tutti i giorni ci vorrebbe una roba così. E questo è il park Black River, smontato e rielaborato, su cui si svolgerà la parte di best line. Avete visto la sezione con la mini e nella parte opposta doppia scalinata. E ragazzi, diciamocelo, queste parti stampate in 3D sono una figata. Dai che si parte col contest. Let's go.
Ed eccoci qua, io nel frattempo mi faccio pizzone direttamente dal bar dello skate park con i Viewstel, super salutare, giusto per rimanere un po' in linea, tanto questi giorni non assumeremo neanche 8000 calorie al giorno, ma vabbè, chi se ne frega. Prima tranche di qualifiche andata, ragazzi, io non ho ancora gareggiato, quindi mi toccherà nella seconda. Il livello è abbastanza alto comunque, però c'è l'ansietta da run da 45 secondi che non c'è nessun allenamento per togliersela, ma non importa, fa parte del gioco, si vola. Alla fine, post pizzone, è arrivato anche il mio turno. Ho fatto una line discreta, non trick troppo tecnici, ma secondo me avevo un bel flow. Dunque raga, aggiornamento, finita tutta la prima fase del contest, la prima line, sono passato alla seconda, i giudici hanno votato, sono stati tagliati via metà dei partecipanti, non ero assolutamente pronto alla seconda line, infatti è stato un po' impacciato così, però vabbè dai, fa parte del gioco. Adesso vediamo se passo, in caso fase 3. Ah ragazzi, comunque prima della finale volevo gasargliela a questi junior che spaccano da paura. Cos'è che facciamo? La premiazione dei piccoli, chiamiamoli così, che sono già grandi, però di età ancora no. Al terzo posto, iBot. Complimenti. Al secondo posto, Ale. Perdonateci le scatole, ma sono di riciclo, non vogliamo bloccare via niente. Al primo posto, adesso mi sono dimenticato il nome. Al primo posto c'è un ragazzino che si chiama Finger Master. Occhio di pesce. Ragazzi, complimenti. E mentre i Regaz spaccano il 101, è tutto pronto per annunciare i nomi dei semifinalisti suddivisi in due tranche. Dai che andiamo. Mattia da Zurigo. Alessio. Oh Switch Boy, ultimo della prima manche perché si è divisa in due, Samu, Luca di Enterdex, Fede, qui è segnato come M1, non so se è il codice. Il quarto e ultimo invece è un ragazzo che abita in un posto orribile, però non è colpa sua, ed è Ivan il Mancino. Quindi scalinata in posizione, raga, vi assicuro che è tostissima. Giudici in posizione, possiamo cominciare. Yes! 2-3 la chiusa, ragazzi!
Madonna raga, appena chiusa la seconda semifinale, cioè sono stati fatti di quei trick fuori di testa. Adesso finale terzo quarto posto, vediamo chi la spunta, e poi finalissima della prima giornata, primo e secondo posto. Finalisti in posizione, Luca Enterdeck contro O Switch Boy. Ciao, un applauso. Mamma mia, se i ragazzi non hanno spaccato, dagliene di premiazioni che se la sono meritata. Il terzo classificato è Ivana Lamancina. C'è però qualcuno che ha fatto meglio di Ivana. Io farei un applauso a Luca di Enterdex che ha spaccato. Grande Luca! Se il microfono vuole io annuncio il primo classificato, che invece è un ragazzo posto che è bruttissimo, però è molto 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 forte, si chiama Carletto, sì. È arrivato al primo posto, quindi io farei un applauso a questo giovane ragazzetto, sì. Che ha spaccato il culo a tutti, sì. Lo sta commentando tanto tutto, sì. E è il premio, quello, perché il primo premio è abbastanza pesante, Buona ci sono anche le gruppi. Anche le gruppi. Sono anche le gruppi. Lisa, Lisa e Prego. La coppa. Madonna raga, abbiamo fatto sera, avete visto il contest, la prima parte, il day 1 è andato, adesso cena, chissà cosa viene fuori con 35 persone che fingano sopra una tavola dentro un locale e dopo nottata un po' punk. Adesso vi faccio vedere qualche scorcio della cena e poi ci vediamo domani, let's go. Mamma mia ragazzi, queste tagliatelle me le sono sognate i giorni successivi, erano qualcosa di buonissimo. Cappelletti a ragù stratosferici e poi c'erano questi ravioli, penso che ne avremmo mangiati tipo 20 a testa, sembrava che ragazzi non mangiassimo da 2 mesi. E poi cosa fai? Rifiuti un goccetto di liquirizia o bananino offerti? Un bicchiere di bananino ci vuole. E una volta messi a nanna i park, ragazzi, questa vista era idilliaca. Siamo pronti per andare a letto anche noi e ci fiondiamo al day 2. Buongiorno, benvenuti a questo day 2. Ci siamo appena svegliati, abbiamo fatto un po' i punk stanotte qui, abbiamo campeggiato fuori dallo skate park, fuori dal luogo dell'evento, ma vabbè, ci sta una notte, ci può stare, madonna, c'ho ancora in mente e soprattutto nello stomaco, no, in realtà sono abbastanza scarico, ma le tagliatelle di ieri sera, ragazzi, erano una favola. Oggi seconda giornata di contest, ieri avete visto è andato alla grandissima, oggi ruoterà tutto attorno ai best trick, ci sarà tutto un nuovo contest dedicato ai best trick, dai, speriamo di fare un po' meglio di ieri, anche se sono contento che almeno ho fatto un po' di ripresine. Adesso ci spariamo una colazioncina che così ci rivitalizziamo e poi ci ributtiamo dentro. Let's go! Dunque ragazzi, siamo arrivati al 101 SB anche oggi, sta già iniziando ad ammucchiarsi un po' di gente, tra una mezz'oretta parte il contest, iscritti tutti ovviamente, bellissimo il parco dei Casoncelli sul quale si farà il best trick, ma ho scoperto una roba bomba ragazzi, la finale è Game of Skate su un flattone, come devono essere le finali, non vedo l'ora cazzo. Quindi si sistemano i setup,
cos'è che hai spaccato? Oh, ho spaccato, guardate raga, 3 anni di track, c'ho i buchi che sono più larghi. You know what I'm talking about, man. Oh shit. E poi si cominciano a scaldare le dita. Let's go. E finalmente possono partire anche le due manche di qualificazione del contest di oggi. A me la prima è andata veramente male, ma beccatevi le bombe che hanno chiuso. Best trick, ragazzi, tosta, mamma che spettacolo di trick. Stanno finendo la seconda manche, ho fatto schifo al primo round, volevo chiudere switch, flip, nose blunt, missato. Adesso però ho chiuso switch, nose blunt, backside flip out, che dai, ci sta, vediamo se passiamo. Minchia, ragazzi, finite le qualificazioni, bellissime, devastanti i trick. Poi annuncione, Team Livingwood va al rendezvous, fanno tutto un giro, beccatevi la foto. E quindi, ragazzi, si esporta fingerboard italiano anche in USA. Big super up, dai che si vola. Passiamo subito a chiamare sul palco, ragazzi, i finalisti. Partiamo dal primo. Un applauso a Samu. Bravo, eccolo qua. Il secondo partecipante, Federby. Finalisti chiamati, che parta l'ultimo Game of Skate. Thank you.
Madonna, adesso mi sfatta ai danni del Mila Livingwood. Io ricordo di abbonarsi al canale, perché se non siete abbonati vi perdete un po' di cosine, anche se poi le vedrete lo stesso, però vedete un po'. Raga, voi abbonatevi un pochino, perché che cazzo vi costa? Che cosa vi costa? Bippa quella parte. Che cosa vi costa? Dai, abbonatevi. Dai, su. Cazzo. Adesso facciamo anche una roba. Adesso facciamo. Per piacere, tutti un attimo, stop skating, 2 secondi, ascoltatemi bene. Vogliamo fare un mega gigante applauso a Mila. Ragazzi, un applauso. A voi, ragazzi. Allora, abbiamo un regalo. Abbiamo un regalo per Mila. Abbiamo un regalone. Ma regalone. Infatti non è qui, ma ci dobbiamo spostare tutti, ragazzi. Accompagniamo Mila fuori. Andiamo. Portiamo tutti fuori. Io ho avuto per un anno. Ragazzi. Non so perché ho paura di questa cosa. No, non regalo, va bene. Non è un etto di erba. Un furgone si è spostato ed è in mezzo alla strada. Okay. C'è un furgone in mezzo alla strada. Adesso devi andare là, devi aprire quel furgone e vedere cosa c'è dentro, perché è un regalone che questa te la ricorderai per sempre. Ma sempre. Diamo spazio a Mila per aprire tutto quanto. C'è nudo dentro. Non c'è nessuno nudo dentro, ci sarà qualcosa di molto 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 meglio. 3, vai, 2, via! 1, via! Come acqua.